Cari amici Telegarda, vi dico subito che mi vergogno come un ladro, anche se i ladri ancora si vergogna poco. Perché mi vergogno? Perché sono qui sulla sedia, vedete? Come El Floriani, tanti anni fa, non so se avete visto la foto all'inizio della trasmissione, ecco, sono qui nello stesso posto, quindi mi sento anche un po' emozionato. Però dovevo farlo per introdurvi alla puntata di Ancoi e ad altre, perché siamo qui, adesso ritorno in italiano, intanto un carissimo saluto a tutti, appassionati di diretto, penso sempre di trovarvi in buona salute, in splendida forma, interessati al dialetto, quindi un caro bentornati. Vi dicevo che siamo qui alla Baita Floriani sul Monte Calino, vicino al Rifugio San Pietro, perché oggi inizia una serie di puntate dedicate al poeta Rivano, del quale continuo a parlare e che era giusto quindi andare sui luoghi più amati da lui. Qui la sua baita donatali come avrò modo di dirvi dall'amico Riccardo Maroni nel 1949. Oggi ovviamente avrò dei graditi ospiti con i quali avrò modo di parlare proprio di Giacomo Floriani, perché questi ospiti, che voi sicuramente vedrete, li conoscete perché sono stati già ospiti delle mie trasmissioni, questi ospiti hanno avuto la fortuna di conoscere direttamente Giacomo Floriani, chi più chi meno, ma comunque di conoscere il poeta Rivano. E quindi adesso vado a presentarveli. Bene, allora ci avviciniamo, intanto non so se notate, cari amici, questo splendido focolare che ci riporta appunto ai tempi di Floriani. Ecco, anche a mia casa, sempre la casa che avevo così. Ecco, la Milena, sentite subito che interviene, avete già visto, abbiamo ospite la nostra cara Milena Zucchelli. Ciao Milena, ciao. Ben ritrovata, dico ciao. Ben ritrovata perché è stata nostro ospite nel passato per ben 4 volte con le sue poesie che veramente hanno infiammato i cuori, perché ho già detto che lei è un vulcano, ogni tanto bisogna frenarla. Quindi Milena, grazie per questa tua presenza qui alla Baita Floriani. Ringrazio anche voi. Bene, e poi abbiamo, ecco, io la definisco la più giovane poetessa dialettale trentina degli anni 60, ne ha parlato i quotidiani, anche lei ha conosciuto Floriani, anche se non molto profondamente, quindi mi sembrava giusto ritrovarla qua. Ciao Rita. Ciao Sara. Grazie di essere qui con noi e con i nostri amici di Telegarda e spero sempre appassionati di dialetto. Qual è il compito dei miei ospiti? Quello appunto di parlare della loro esperienza con Giacomo Floriani, e siamo qui, vedete, nel luogo amato tanto da Floriani, la sua baita, la me baita come lui la chiamava in quella sua bellissima poesia che avremo modo di presentare e di parlare. Allora partiamo subito con la Rita. Rita, adesso decidiamo subito, vuoi parlare d'italian o vuoi parlare dialetto? Oddio, come vuoi Sandro? Vedi tu, a tuo piacimento, anche sì. Se te salti un po' di chi è di là. Ecco, probabilmente salterò. Perché il problema è ecco, quando si parla... Un po' di là. Ecco, un po' di chi okay. E un po' di là. Racconta a me, ai nostri amici, la tua esperienza con Giacomo Floriani. Io intanto mi siedo. Allora, vabbè, per noi, io ero una bambina... quando ho conosciuto Giacomo Floriani di persona, nel senso che ne sentivo parlare tanto perché il mio maestro delle elementari era il maestro Gioacchino Viola, che in quegli anni era anche sindaco di Riva. Quindi lui era un appassionato di Giacomo Floriani, lo conosceva personalmente e io comunque venivo su con la mia famiglia durante l'estate in Calino, avevamo sempre un casolare, insomma, e con i miei genitori venivo spesso a San Pietro e cercavamo di incontrarlo, Giacomo Floriani. Però era molto schivo, non si faceva vedere. Un po' rosso, insomma. Ecco, lui viveva in mezzo alle sue montagne, in mezzo alle sue pecore, alle sue capre, alle sue mucche, alla sua pipa
e con la sua compagna, sua moglie Lucia, ecco. E avevo sempre desiderato incontrarlo, ma magari lo intravedevo nel bosco, ma mai di persona. Nel 1959, il 28 settembre, in occasione del decimo anno della consegna delle chiavi della Baite, Certo. hanno fatto una festa e è arrivato l'elicottero della regione, è arrivato l'elicottero della regione con i saluti dell'allora presidente Odorizzi, con dei doni per Giacomo Floriani, e il mio maestro, io allora avevo 10 anni, il mio maestro mi ha invitata, sapendo questa mia passione per le poesie di Giacomo Floriani, che recitavo anche a scuola, mi ha invitata qui in quel prato sottostante a recitare Pegore, Pegore, una poesia che Floriani amava molto, e Giacomo Floriani si è commosso e per la prima volta si è avvicinato a questa bambina, sorridendo, mi ha dato la sua fotografia con la sua dedica personale e mi ha ringraziata. Io è un ricordo molto vivo che ho, ma soprattutto di questa poesia che credo di aver saputo recitare con convinzione, perché mi piacevano le sue poesie. Tant'è che molti anni dopo, quando sono diventata maestra, nelle mie classi ho sempre fatto conoscere Giacomo Floriani e ai miei scolari ho sempre insegnato qualche poesia di Floriani, nel nome del dialetto trentino. Ecco, diciamo, che però per un certo punto tu il dialetto l'hai messo da parte. La nostra Rita si è dimenticata di essere stata la più giovane poetessa dialettale trentina, però devo dire che grazie a questa trasmissione la Rita ha incominciato a riscrivere. Quel fanciullino dialettale che c'è in te si è risvegliato Sì, è vero. e quindi ha scritto delle poesie belle in memoria del fratello, del papà. Del Della mamma. mulino e anche del mulino Pellegrini, Sì, no? Che è una sì, storia sì. non da poco, insomma, nella comunità altogardesana. E quindi la Rita fa parte ormai dei nostri collaboratori di Telegarda e di questa trasmissione, che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Sentita l'esperienza della Rita con Floriani, adesso passiamo al nostro Vulcano, la poetessa invece, questa non è poetessa ormai da anni. Ma non è solo poetessa, ha scritto musica, ha scritto versi per la musica, è un po' veramente un fenomeno culturale qui Canzone per i altogardesana, bambini. canzoni per i bambini. Se Sono andiamo a arrivata a Viareggio con una canzone, ma se guardiamo tutto, casa non finiamo tua, più. ho Non visto un armadio, uno finiamo più, scaffale dai. che c'è di tutto. Ma lasciamo perdere questo passato. Si è Però spaventato. torniamo al passato comunque, parlami della tua esperienza con Floriani, perché Sì, so che tu sì, sì. frequentavi questa baita. Allora io, a parte che io sono un po' trasgressiva, no? Tu magari se dici che si nascondeva, ma io andavo al gattaiolo farlo fuori, andavo a cercarlo e fino a che non mi dava retta non lo abbandonavo, ci correvo di qui, ci correvo, e dopo lo fermavo e mi accettava e così. E allora era venuto un giorno che sono visto che c'era tutta una genzianella, perché qui allora era tutto un prato di genzianella, È in vero. quell'epoca lì sai, era uno spettacolo e c'era sempre il solito poggiolo così bellissimo. E vengo su e lui era qui seduto che leggeva il suo libro come sempre, proprio lì sulla sedia. E allora alza il cappello a guardare e dice: "Dov'è Popa?" Dice: "Ah," dico, "se voglio vedere se mi dà qualcosa, dico, per scrivere al Moroso." Allora si è così. E io avevo molto confidenza, mi ero fatta molta confidenza, perché io sono una delle persone, specialmente delle persone anziane, Riesci ad entrare riesco ad entrare subito in subito, simpatia, in subito, sintonia. subito in sintonia, come fosse mio nonno, no? E allora, senti papà, adesso te scrivo subito, allora si mette lì, e scrivomi, e dico, e disse allora, da questa balconata di genzanelle, no, ma dopo la leggo qui perché adesso non la Sì, so ma più, comunque sentì lo stesso, da questa balconata di Genzianelle, genzanelle, almeno l'inizio. da questa balconata di genzanelle, baciata dal sole primaverile, ricordandoti,
Ti invio pensieri affettuosi. Io mi sembrava di aver ricevuto chissà che una E cosa di questa te l'hai data al tuo Floriani. moroso. Ma andava a memoro E subito, come ha reagito il moroso? Bene no? o Ah, il male? moroso, no, no, E sta cosa vuoi? contento? Sta con te, ma allora cosa vuoi mai chissà Ah, che non era, ho capito. era uno Era studente, altri anni, poi era altri era anni anche. studente, altri anni, ne conosci Ho poeti, capito. no? Ah, ho Poeti, capito. Era poeti. Un po' grezzo, un po' grezzotto, un po'. anche se era studente. Ecco, grezzotto, non Sì. so Un se avete sentito questo bel termine, l'era un po' grezzo, un po' grezzotto po' era ancora grezzotto, meglio. sì. L'ingera no, perché l'ingera vuol dire anche essere No, 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 lei era una un brava persona, ma lei birbone. era un cittadino, dai. Grezzotto, un po' selvadec, Un po' con la selvatico, sì. CH finale, Un po' selvadec. selvatico e un po' lontano dalle poesie, Ho sai. capito. E quindi te Gli gai, certi pensa a uomini. Floriani, te sei stato. Beh, questo è da ricordare però. Una persona burbera come Floriani, addirittura te sei riuscito a convincerlo a farti una dedica per il tuo moroso. Anche È il perché massimo io questo. giravo per la cucina, ci scopavo su e mi diceva che brava, c'era qui la Ah, beh, Lucia. allora scusa, non sapevo. A te che mettevi anche Sì, la cucina? che facevo la cosina, che lavavo i A me allora piatti. scusa, dove avete. Avevo Oltre che. confidenza, dopo ho preso confidenza, perché la Mirina se ti dai un po' di confidenza, non è che sia invadente, no? Però, Porte che hai e confidenza, ti poi sai ricambiare. erano vecchi, e vecchi abbastanza, e allora vedevo lei che era indaffarata e venivo qui un po' a fare un po' di ordine. Alla Lucia e a Ecco, e Giacomo. allora già ormai quando mi incontrava non correva neanche a fare che ciao, no? Mi tacchevo così. Beh, penso che te sei stata l'unica che riusciva ad E, no, entrare io così sono stata. direttamente nella personalità del Floriani, Sì, perché sì, lei sì, era sì, abbastanza sì. sulle sue, no? Era A burbero, parte con però. Maroni, il suo Sì. mecenate, però mi so che te l'hai dedicato al Giacomo Floriani un Ah, omaggio. quell'omaggio lì che era All'este di stato. Tor quelle carte che te Sì, l'hai adesso te lo indietrito. leggo, perché no, quando si legge quello lì non c'è bisogno di parlare altro. Perché quello lì ha avuto un'ispirazione, l'ho fatta giù in pochi Eh beh, ma secondi. Eccolo, i poeti che hai sai, lo sai. l'ispirazione E così. allora questo qui sono proprio contenta perché questa qui l'ho fatta, l'ho scritta con amore e di fatto mi è venuta fuori con una bella cosa perché è È bellissima. bellissima, Milena, sì. Omaggio al nostro poeta Rivano. Carissimi lettori, amici della poesia, prima di tutto vorrei ringraziare Cesarino per avermi dato l'onore e il piacere di parlare del nostro grande poeta dialettale Giacomo Floriani, ora scomparso, che ha saputo suggellare nel nostro cuore i più bei canti delle montagne, del nostro lago e della nostra cara città di Riva. A lui voglio dedicare questi miei pensieri. Conobbi Giacomo Floriani fin da ragazza, lo incontravo sui sentieri che portavano a San Pietro e alla sua baita. Era un uomo semplice, solitario, taciturno, burbero direi anche, ma buono. Mi sembra ancora di vederlo, con la sua pipa, il suo cappello e i suoi pensieri in del suo cielo. Allora non potevo capire il suo animo di poeta, ma chissà perché mi ha sempre affascinato. Difatti, quando lo incontravo, gli facevo un sacco di domande, ma lui non si spazientiva, non era sgarbato, anzi mi ascoltava con interesse. Mi appassionava a chiedere dei versi da scrivere al moroso e non lo lasciavo in pace fino a quando non me ne diceva uno. A volte si nascondeva un po' indietro per scappare, ma a me non mi scappa nessuno. Non posso scordare questo 4 aprile 1959. Da questa balconata, fiorita di zenzanella, baciata da un sole primaverile, ricordandoti ti invio pensieri affettuosi. Mi sembrava di aver ricevuto una cosa grandissima. E tutta contenta trascrivo subito i suoi versi. Floriani è stato un grande poeta dialettale, un paesaggista. Lui parlava ai monti, alle piante, ai fiori con semplicità e verità d'animo, a tal punto di stupire e condizionare il lettore. I suoi canti hanno incantato tutto il mondo. I suoi versi sono squisiti, immediati. Se fosse stato un pittore, avrebbe sicuramente creato dei dipinti con magiche pennellate multicolori. Le sue poesie sono fantastiche, ma non posso fare a meno di menzionare i funghi. Me l'aveva regalata con l'autografo lui stesso alla sua baita, in compagnia della sua consorte Lucia, che spesse volte aiutavo nelle faccende domestiche. Giacomo Floriani era un piccolo grande uomo, un poeta irripetibile, straordinario. Parlare ancora di lui sarebbe superfluo. Lo voglio quindi ricordare così. Beh, avete capito che la nostra Milena non è solo un'abile poetessa dialettale, ma è anche un'abile poetessa in lingua italiana. Fra l'altro, mentre leggeva Grazie. questa dedica a Floriani, non so se avete sentito che c'è improvvisamente il fuoco, è incominciato a crepitare, il crepitio, Ah, quasi, no. sembra quasi lo spirito di Floriani che volesse dire qualcosa alle Sì, Milena, dire «Vara Milena, che ne son chi!» questo qui è tanto che ce l'ho nel mio coso. E Ma dico, questo sì, qui è il più bello scritto che ho fatto. Sì, Ah, Milena, non l'ho però, messo questo qui. crepitio, Milena,
questo crepitio che scomincia a venire fuori a sentire da sto focolare, da Floriani, mi scotevo qui, che ti sentiva la Milena, la di, ma che chi la Milena? Devo farmi sentire. Allora, la sento che sono un vulcano, alla valla di forza che mi mette dentro qualche stella. No, ma nel momento in cui te le esevi quelle robe lì, è salta fuori il crepitio. Per di più che io sono un po' veggente, lo sai? No, questo sto a parlarne di questa roba qui, perché sennò non finisco la puntata. Beh, ma basta. Allora, t'ho detto. Intanto allora avete sentito queste due bellissime esperienze variegate della Rita e della Milena, che ringrazio di nuovo. Però adesso, per i cari amici di Telegrada, devo accennare brevissimamente alla storia della baita, per capire un attimo come nasce. Allora, mi sono permesso di scrivere qualcosa. Allora, sentite come inizia la storia della baita. Allora, Riccardo Maroni, l'ingegnere, no? Fa costruire per l'amico Giacomo Floriani, pensate un po' che amicizia, la baita sul Monte Calino, dove siamo appunto oggi nei pressi del rifugio San Pietro, baita che gli viene consegnata, ovviamente a Floriani, pensate un po', il 18 settembre del 49, quindi pensate un po', subito dopo la seconda guerra mondiale. Esattamente 10 anni dopo, il 18 settembre 59, Giacomo Floriani scrive così a Riccardo Maroni. Dice Giacomo, 10 anni fa, in questo giorno, si avverava per la tua generosità, per il tuo buon cuore, per quel tuo senso squisito di sincero, disinteressato, umano altruismo, il sogno dei miei sogni, il desiderio di tutta la mia vita. Di ciò ti ringrazio di cuore e ti sarò sempre riconoscente. Questo 10 anni dopo, nel 59. Il 19 agosto del 62 si ricorda questo curioso aneddoto. Pensate un po', avvicinandosi il 50° anniversario del suo matrimonio con Lucia, Giacomo Floriani scrive così all'amico Maroni, dice, festeggiarlo? Non festeggiarlo? Avevo pensato di invitare alcuni amici, ma quali amici? Se ne ho uno solo, tu, e gli altri, che sono buoni conoscenti, sono centinaia, quindi come faccio ad invitare i tanti amici che non sono amici? Amico sei solo tu. Pensate un po' cosa pensava Floriani di Maroni. Nel 68 purtroppo Maroni e Floriani muore, seguito 2 anni dopo dalla compagna, dalla moglie Lucia. A questo punto ci chiediamo, ma dopo il 68, il 70, la baita che fine fa? La baita, scomparsi coniugi Floriani, doveva essere utilizzata per alpinisti di passaggio in aiuto al rifugio San Pietro, ma anche essere raccolta di cose memorabili, sentite un po' del poeta Floriani, cioè un perenne monumento non retorico al poeta dei nostri monti. Dice a tale proposito Riccardo Maroni, di ciò che è avvenuto dopo il 68 e il 70 sono responsabili coloro che decisero in senso non conforme a quanto ho detto, interpretando il pensiero del poeta, e di coloro che lo conobbero, lo capirono, lo apprezzarono e gli vollero bene. Ecco, questo mi premeva, sentite la conclusione un po' amara di Riccardo Maroni, ma questa è la breve storia, in sintesi, della baita Floriani che oggi ci ha ospitato. Bello questo posto, bella questa baita, di chi sarà? Che storia avrà? Buongiorno. Guardi, non si preoccupi, adesso ci pensiamo noi. Prima però devo ringraziare le gradite ospiti che vi anticipo le avremo anche nelle prossime puntate, perché già che siamo qua approfittiamo della loro presenza per recitare delle poesie di Floriani. Quindi allora, grazie Milena. Grazie a te. Ben ritrovata e arrivederci. Grazie. Grazie Rita, ben ritrovata e anche a te arrivederci. Ciao. Grazie. Naturalmente grazie devo obbligatoriamente ringraziare i gestori del Rifugio San Pietro, che hanno anche in gestione la baita Floriani e la vicina chiesetta, per l'ospitalità. Naturalmente vi dico che qui c'è un bellissimo posto per passare una bellissima giornata con visioni stupende, lago di Garda qui sotto, si può mangiare, si può anche dormire, quindi chi vuol passare una giornata diversa dal solito venga al Rifugio San Pietro, è raggiungibile dopo Ville del Monte, Calvola, si arriva ad un bel parcheggio, 5 minuti a piedi e sei qui al Rifugio San Pietro, e potete quindi vedere anche la baita Floriani. Quindi
Grazie amici di Telegabba, grazie appassionati di dialetto, vi aspetto alla prossima puntata e ricordate che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. No, scusate cari amici di Telegabba, non è finita la puntata perché ho dimenticato una cosa importante, devo soddisfare le richieste di quel signore che è arrivato qua alla Baita Floriani, chiedeva ma cos'è sta roba qua? E allora noi provocatoriamente ci siamo permessi di preparare due tabelle. Una con la biografia brevissima di Floriani in tre lingue, pensate un po', italiano, tedesco, italiano, inglese e tedesco, che adesso vi leggerò, tanto così sapete anche qualcosa di Floriani, e poi un'altra tabella con la poesia, la Mebaita. Noi affiggeremo, naturalmente con dello scotch, non vogliamo bucare e fare danni, affiggeremo queste due tabelle sperando poi che qualcuno si preoccupi di più di valorizzare questa cosa che veramente è oro colato per i turisti che arrivano qui sul Monte Calino. Brevissimamente, guardate, Giacomo Floriani nasce a Riva del Garda nell'89, 1889, e muore nel 1968. Nato da famiglia contadina, Giacomo Floriani dopo gli studi trova lavoro come apprendista tipografo, poi come operaio, infine come impiegato. Si dedica anche al giornalismo. Dopo il 1920 inizia a scrivere poesie in dialetto locale, esaltando le bellezze delle montagne circostanti e del lago di Garda. Ne riceve anche alcuni premi. Gli ultimi anni della sua vita li trascorre con la moglie Lucia presso questa baita, donatagli dall'ingegnere Riccardo Maroni, suo amico e mecenate, baita cui dedica appunto i versi che sentirete recitare in una delle prossime puntate. Quindi detto questo andiamo a soddisfare quel signore che giustamente diceva ma si può sapere qualcosa di questa baita, allora adesso andiamo ad affiggere, ecco io direi che qui potrebbe starci la biografia e qui la mebaita, ecco così chi arriva trova in italiano, in inglese e in tedesco, più di così. Ecco, allora il signor Marco, che, ecco il suo nome di questo visitatore, mi aiuta a fare questa incombenza, penso simpatica per gli amici, amanti, cultori di Giacomo Floriani, ne mettiamo due addirittura. Beh. Ecco, così Marco leggerà e potrà portare a casa. Allora, qui io direi scriviamo la mebaita, la mettiamo qua, così, ad altezza leggibile. Ecco, direi che poi possiamo concludere con una bella visione di questa balconata. Ecco qua, qui c'è la poeta dialettale. Adesso veramente ho concluso, vi saluto. Grazie a Marco che ci ha sollecitato, così siamo sicuri di aver soddisfatto non solo le aspettative sue, ma di tanti che qui arrivano al Rifugio San Pietro, alla Baita Floriani e alla vicina chiesetta. Di nuovo, ripeto i saluti, un grazie ancora alla Rita e alla Milena. Grazie a voi. Bene. Tutti questi.